Ciao manga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo giunti finalmente al primo acquisti manga del mese di dicembre. Ritorna ragazzi finalmente la promozione, quella iper figa, cioè quella del 5% di sconto su quanto catalogo di Manga Mania con il codice GYM5, unita anche al manga in regalo, ripeto, in regalo da massimo 6 euro superati 60 euro di spesa ed unita anche alla spedizione gratuita superati i 100 euro. Dunque tutte ste cose messe insieme formano una promozione davvero, oh mio Dio. Ringraziamo come sempre il mitico Fabio di Manga Mania. Comunque tutti quanti i dettagli li trovate in descrizione e direi subito di partire con gli shonen. Primo shonen in questione ragazzi, mi dispiace onestamente, devo dire la verità, perché mi ero affezionato a loro, mi ero affezionato alla loro storia e vederla concludere col numero 8 mi crea... E sto parlando dell'ottavo, nonché ultimo volume di Blue Flag. Eccolo qua, mamma mia che splendore, guardate qua. Dio sei bella. 4,90€ il prezzo di copertina, senza sovracopertina, ed è enorme ragazzi, è bello spesso come volume. Comunque questo, l'ottavo appunto, completa tutta quanta la storia di Blue Flag. Ve lo consiglio assolutamente sì, se amate il genere amicizia, amore, eccetera eccetera, dunque avventure normali, di vita quotidiana. E finalmente ragazzi esce anche il 19° volume di un'altra opera straordinariamente bella, cioè The Promised Neverland. La copertina è qualcosa di epico a dir poco onestamente, cioè guardate qua, wow. Anche questo sta volgendo al termine e anche questo ragazzi mi dispiacerà quando finirà, cioè nel senso che ti affezioni talmente tanto ai personaggi, alla storia in sé, che quando finisce un'opera comunque importante o in generale che ti è piaciuta ti dispiace, come se qualcosa si togliesse, no? Cioè non so come spiegarlo, ma chi legge manga, chi comunque si affeziona a queste storie, lo capisce benissimo. Comunque prezzo di copertina di 5,90€ con la sua sovracopertina. Planet butta fuori l'11° volume di Kengan Ashura, ipermuscoloso qua nella copertina, già si percepisce diciamo il senso di questo manga. Infatti questo ragazzi ho sempre detto che è un manga, lo dico per i nuovi iscritti, scusatemi, è un manga molto violento, di combattimento da strada, si può dire così. Dunque l'ho sempre paragonato, ovviamente non come storia, è un paragone nel senso insomma del genere, a Fight Club, il film Fight Club. Dunque se vi piace questo genere qua, diciamo, se si può classificare tale, non potete assolutamente perdervi Kengan Ashura, perché merita assolutamente. Comunque prezzo di copertina di 7€ con la sua sovracopertina, e ovviamente di questo trovate anche l'anime. E arriviamo ragazzi all'ultimo shonen, è già l'ultimo shonen perché in questo acquisti manga ci sono più seinen, e J-Pop butta fuori il secondo volume di Komi. Ecco ragazzi, questo mi ha intrippato parecchio, perché non è una classica storia triste e basta, ma è molto buttata sul comico, cioè fa ridere mentre la leggi, cioè ti fa pensare ma anche soprattutto sorridere. Dunque questa unione di queste due cose mi piace un casino. Poi la copertina e l'edizione di J-Pop, come dico sempre, sono davvero bellissime. In questo caso vediamo loro praticamente in un ristorante di ramen, penso. Guardate che razza di figata, bellissimo. Davvero meritevoli. Comunque 5,90€ il prezzo di copertina con la sua sovracopertina. E ora ragazzi passiamo ai seinen. E qui abbiamo una novità bella e buona ragazzi, e la tenevo d'occhio anche in questo caso come serie da parecchio tempo, perché mi intrippava come storia, mi intrippava come disegni, e dunque l'ho presa in blocco, diciamo, anche se non è ancora conclusa ovviamente, ma ho preso appunto i volumi usciti. È di Goen, dunque ho un po' di terrore onestamente a prendere le opere di Goen, perché non vorrei mai che magari che distruggesse, insomma che non andasse più avanti con le storie, che sarebbe veramente da suicidio di massa. E sto parlando di Reversible Man. Eccolo qua, non è solo il primo, non è solo il secondo, ma c'è anche il terzo volume. Questa serie ragazzi mi ha intrippato fin da subito onestamente. L'unica paura, ripeto, è che di Goen, dunque insomma non c'è mai certezza sul futuro, però in generale come storia, wow, wow davvero. Questo è il retro classico, dunque non dice niente. Il davanti ricorda molto un po' Dentro Mary, cioè copertine molto classiche, molto normali, si può dire così, senza troppi disegni, sembra quasi un libro, ecco. Prezzo di 5,95€ a volume con la sopra copertina. Senza perdere troppo in chiacchiere, io direi subito di buttarci sulla trama e le immagini. Ci sono strani cadaveri chiamati rivoltati, o almeno questo è quanto si narra in una delle leggende metropolitane. Alcuni sostengono che si tratta di una malattia contagiosa, altri dicono che sono i resti di un commercio di organi operato dalle mafie asiatiche. Tuttavia, la verità la conosce solo una certa ragazza. Intanto, svariati spacciatori di droga si sono riuniti in un losco club, richiamati da un messaggio misterioso, e ora sono tutti cosparsi di sangue. E proseguiamo ragazzi con un'altra opera molto molto figa onestamente. In questo caso l'ho presa per divertirmi, da piccolino seguivo praticamente tutte le puntate
di City Hunter. Non so se l'avete seguito anche voi, ma è un anime, era un cartone animato, diciamo, famosissimo all'epoca. E diciamo che ha costruito un po' la mia infanzia insieme a Ken, insieme all'Uomo Tigre, eccetera, eccetera. E appena visto questa nuova serie, mi sono innamorato. Perché non è una classica nuova serie, nuova stagione, ma è una storia un po' rivisitata. Parla di una ragazza che ama follemente il manga, l'anime e tutto quanto di City Hunter, no? Infatti ha i poster in camera di loro due, ha insomma cuscino a forma di lui, eccetera eccetera, e ad un certo punto si ritrova all'interno del mondo di City Hunter. Non so come spiegarlo, è un viaggio, diciamo, nei mondi, no? Cioè, da lei lo segue in versione manga, dunque è fittizio, come se io appunto mi ritrovassi all'interno di questo mondo qua. Dunque è bellissima come idea, anche se non è originalissima. Mi piacciono un casino queste opere che appunto includono questa roba. E dunque è molto comico, molto molto comico. E niente, classica la copertina, stupendo e fa morire da ridere. 7 euro il prezzo di copertina con la sua sovracopertina. Andiamo avanti, ragazzi, con un'altra opera che mi fa sbellicare. Queste le prendo soprattutto per ridere, perché come ho detto sempre, servono dei manga commedia, o comunque sia che ti facciano sorridere, dunque che fungono da stacco con i manga più pesanti, magari durante le giornate dove non si ha voglia di leggere robe impegnative. E sto parlando de La via del grembiule, lo Yakuza casalingo, che esce con il suo terzo volume. Ripeto che le edizioni J-pop sono straordinarie, a mio avviso le migliori di tutte quante le edizioni, proprio come piccoline, tascabili, insomma belle, belle come forma, sbilluccicose, dunque non buttate là a cavolo. E come dice anche il nome, ragazzi, parla di uno Yakuza casalingo, cioè dunque già da qua ridere. 5,90€ il prezzo di copertina con la sua sovracopertina. Altro manga, diciamo, comico che mi ha preso parecchio, perché assomiglia moltissimo a mio avviso a Vita da Slime, anche se la storia non è ovviamente quella. E sto parlando di Soyama Spiral. So what? Guardate che bella la copertina in questo caso, mezza sbilluccicosa, mezza non, guardate che bello l'effetto che fa. Comunque prezzo di copertina di 6,50€ con la sua sovracopertina. Ripeto, non sono opere capolavori, dunque se avete pochi soldi da spendere in manga, compratevi altre cose, cioè molto più importanti. Ma se volete staccare, insomma, avere queste opere, non questa ma in generale proprio delle di manga commedia, prendeteli perché fanno bene alla salute. Da un manga commedia, ragazzi, passiamo ad un manga di combattimento, e molto molto crudo onestamente, e sto parlando del 20° stupendo volume di Rikudo. Cioè, io lo dico sempre, ragazzi, perdonatemi davvero, ma lo dico per consigliarlo assolutamente ai nuovi, appunto, le nuove persone che mi seguono. Perché se cercate un manga box fatto bene, con disegni straordinari, con un dettaglio, una cura nel disegno sopra ogni limite, ecco, questo potrebbe fare il caso vostro. 6 euro il prezzo di copertina con la sua sovracopertina. Adesso vi faccio vedere alcune tavole, perché wow, cioè il dettaglio veramente, ragazzi, di ogni singola tavola è assolutamente innegabile. Non c'è uno spazio vuoto nemmeno a cercarlo col microscopio. E ora, ragazzi, passiamo alla seconda novità di questo acquisti manga. È sempre un'opera di Goen. Infatti mi sa che questo mese, ragazzi, sono leggermente impazzito, perché mi sono dato a Goen completamente, visto che fa delle opere interessanti. Non tutte ovviamente, ma Goen è una delle poche case, dei pochi editori che fanno anche opere di nicchia. Questo qua è nicchia, perché appunto è una storia talmente stramba, è talmente stramba, ripeto, talmente stramba, che pochissime persone lo acquisteranno, tranne il sottoscritto, che appunto è ammalato di queste cose, dunque deve per forza averlo. E sto parlando di Shibuya Goldfish. Allora, partiamo dicendo che sì, la storia parla, ragazzi, di pesci rossi assassini. E da qua proprio ti viene da dire: ma che cavolo hai preso? Ovviamente, ma lo dico anche da solo, cioè nel senso, non serve che voi me lo dite. Ma, ragazzi, ma si tratta di una storia sbudellante. Sapete benissimo che io tutte le cose sbudellanti, giochi mortali, insomma molto dark, eccetera eccetera, le adoro follemente. Questo, ragazzi, è veramente bellissimo. Ci sono delle scene che, oh mio dio, mi fanno impazzire. Dunque, se state cercando qualcosa di splatter, molto molto splatter horror, una storia, diciamo, molto sbudellante, ripeto, non potete perdertelo. Ho preso il primo volume, il secondo volume, tra poco uscirà anche il terzo volume. Prezzo di copertina di 7,50€, dunque abbastanza caruccio, ma è enorme. Cioè, è un'edizione veramente enorme con la sua sola copertina. Voglio farvelo vedere, dunque vai con la trama e le immagini. Protagonista della storia è un giovane come tanti di nome Hajime, la cui normale vita quotidiana crolla quando dei pesci rossi, divora uomini, appaiono nel quartiere di Shibuya. I pesci rossi sono ovunque, nel famoso incrocio, intorno alla statua di Hachiko, e percorrono il quartiere uccidendo tutti gli esseri umani che incontrano. E a proposito, ragazzi, di sbudellante, concludiamo questo acquisti manga, cioè anche nella parte seinen,
con il 14° volume di DeathTube, questo gioco mortale appunto social, diciamo, che non può mancare per gli amanti dei giochi mortali, ovviamente. 6 euro il prezzo di copertina con la sua sovracopertina. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo primo acquisti manga del mese di dicembre. Vi ricordo la iper mega promo, cioè il 5% di sconto, più manga in omaggio, più edizione gratuita superati il tot, insomma tutte quanti comunque i dettagli li trovate in descrizione, insomma interessantissima. In descrizione troverete anche la durata della promozione. E che dire dunque, un pollice su è sempre apprezzato, un commentino lasciatelo qua sotto e ci si becca con il prossimo video. Ciao!